Sono Mirella Rigamonti Rodi e sono presidente della ditta EPO SRL. È una storia molto lunga perché incomincia nel 1933 grazie a mio padre. Poi mio padre nel 1990 muore e divento allora unica erede, quindi presidente della ditta EPO. E allora però la ditta era molto più piccola, eravamo in tutto una decina di persone, di cui molti sono ancora qua. Nell'arco di questi quasi 30 anni la ditta è cresciuta molto e dal gruppetto sparuto di allora siamo arrivati a circa una sessantina tra dipendenti e 3 consulenti. E quindi direi che questo mi ha permesso di assumere molte persone che praticamente fanno parte della famiglia EPO e per me è una grande soddisfazione. E non ero affatto sicura di farcela, anzi, ero partita veramente in maniera dicendo proviamo, chissà se riesco. Con tanta buona volontà, poi si sono laureati i miei figli, sono entrati in ditta anche loro. E quindi con l'aiuto di tutti, pian piano, perché non abbiamo mai avuto finanziamenti se non autofinanziamenti, quindi piano piano abbiamo costruito quello che adesso è la EPO.